fratelli e sorelle. Ecco che la chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini, è il cuore della comunità. Tra di essa e il quartiere c'è l'occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e della diaconia della carità. In questa trama di relazioni si inseriscono questi nuovi ambienti parrocchiali della Caritas che stiamo per inaugurare con la benedizione del Signore. E diciamo insieme: vieni e resta con noi, o Signore. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che sei presente laddove si raccoglie il tuo popolo in preghiera, fa di noi la tua dimora vivente, il tempio della tua gloria. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che chiami tutti gli uomini alla conoscenza della verità, rendici sempre più disponibili all'ascolto delle persone bisognose e all'annuncio del Vangelo nell'ambiente in cui viviamo. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che sei il pastore delle nostre anime, aiutaci a crescere fino alla piena maturità umana e cristiana, perché possiamo diventare luce del mondo e sale della terra. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che hai posto nella carità il segno di riconoscimento dei tuoi discepoli, fa che ciascuno di noi si apra ad una cordiale e concreta attenzione verso chi è nella sofferenza e nel bisogno. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che ci dai la grazia di inaugurare questi nuovi locali della Caritas interparrocchiale al servizio del tuo popolo, ma che sia uno strumento provvidenziale di accoglienza e di servizio fraterno nel nome del Signore. Vieni e resta con noi, Signore. Preghiamo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, oh Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestato in Cristo vera vita e ci hai fatto membro del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano, per le mani dei tuoi ministri, i tesori inestimabili del Vangelo dell'Eucaristia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi nuovi ambienti della Caritas parrocchiale. E rendili punto di riferimento e di incontro tra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in questi ambienti la forza rinnovatrice del tuo spirito e la testimonianza del tuo amore. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, l'abbondanza dei tuoi doni e la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella tua santa Chiesa e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco, ringraziamo la Giussi e che qui rappresentata dalla sua famiglia che ci ha dato la possibilità di essere ospitati qui dentro e quindi di fare questo servizio importante alla carità. Ecco, grazie a voi e a tutta la colazione.